molto emozionato e anche commosso, perché intanto non mi aspettavo un riconoscimento del genere, perché qui io sono qui a Napoli da 3 anni e mezzo e fa molto piacere, non è una cosa che uno si aspetta, perché uno dei miei obiettivi è stato quello di creare un rapporto tra la città e quindi i napoletani e la comunità ebraica. La città di Napoli rende omaggio a Rav Shalom Babut in occasione del suo commiato. Al rabbino capo di Napoli del Sud Italia, che lascerà l'incarico nei prossimi giorni, è stato consegnato il riconoscimento di benemerito della città di Napoli, con una cerimonia a Palazzo San Giacomo accompagnata dall'esecuzione di brani musicali dedicati anche alla città di Gerusalemme. Babut ha tenuto anche una lectio magistralis a due voci sul tema disobbedienza civile, legge di Stato e tradizione ebraica a confronto, insieme con il giudice Ferdinando Imposimato. Una cosa incredibile, la scoperta che ho fatto attraverso la lettura delle Noachide, delle leggi di Noè, perché pensavo che il diritto perfetto fosse stato raggiunto al tempo dei Romani, invece era stato raggiunto 4.000 anni prima dai figli di Noè, da Noè. Devo dire che il rabbino è stato un grande amico di Napoli, ha dato un contributo fondamentale con la sua vasta cultura e con la sua saggezza al dialogo interculturale, e qui la parola dialogo davvero ha avuto una sostanza reale e non è stata solo retorica. Filah